Grazie Presidente, colleghi, ci stiamo avviando naturalmente ad approvare questo decreto cosiddetto bollette. Quando sono intervenuto, Presidente, in ambito di discussione generale, avevo in qualche modo sottolineato che la parola che mi passava per la testa rispetto a questo bolletto, quella che ti erode dentro, era la parola imbarazzante. Guardate, l'unica cosa che tutto sommato era davvero una novità è diventato un ordine del giorno. L'unica cosa che era interessante sul serio, che era una novità, che andava a stabilizzare, i nostri ricercatori, la colonna portante della ricerca del nostro territorio lavora in maniera precaria, quell'emendamento che era stato approvato è diventato un ordine del giorno. È ovvio che è un ordine del giorno bipartisan, lo abbiamo voluto sostenere tutti. Spero davvero che non sia la solita giravolta che a cui ormai purtroppo siamo abituati, perché per il resto questo decreto bollette è sostanzialmente imbarazzante. Mi dovete spiegare che cosa c'era di urgente nel consentire agli odontoiatri di esercitare la medicina estetica. Mi dovete dire che cosa c'era di urgente nell'espandere uno scudo fiscale per promuovere l'evasione fiscale. Mi dovete spiegare cosa c'entra l'urgenza rispetto a questi temi. Di urgente, in realtà, in questo momento, di urgente, e ci sarebbe da rifinanziare immediatamente il Servizio Sanitario Nazionale, che ha un credito di 30 miliardi negli ultimi 10 anni. Ci sarebbe da superare il tetto alle assunzioni del personale stabile dentro il Servizio Sanitario Nazionale, perché questi sono gli strumenti per superare le insopportabili liste d'attesa. Insopportabili liste d'attesa. E invece che assumere personale, cosa si fa? Assumere personale, lo voglio ricordare, è un personale che lavora con uno spirito d'abnegazione straordinario, con uno spirito di sacrificio incredibile, ha fatto sua la pandemia e ha lavorato nei pronto soccorsi fino a qualche mese fa completamente congestionati dalle influenze invernali. Questo personale, invece, che è demotivato, che è stremato, che è in difficoltà, invece di incentivarlo e motivarlo, che cosa si fa? Si tende a renderlo sempre più precario, e questa è una cosa che non è accettabile. Per incentivare e motivare il personale, anziché aumentare gli stipendi, ridurre l'orario di lavoro, cambiare l'organizzazione del lavoro, voi mercificate la professione con straordinari, con professionisti in affitto, con liberalizzazione della libera professione e con ovviamente ulteriori contributi alla privatizzazione del sistema. È una cosa che è inaccettabile e questo è una giravolta che sinceramente non mi sarei aspettato dal ministro Schillaci. Il ministro Schillaci, Presidente, lo voglio ricordare, è venuto qui in aula a riferire in termini di programma che era l'ora di farla finita con l'esternalizzazione e con i medici a gettone. E che cosa ha fatto? Sta prolungando di 12 mesi i medici a gettone e sta prorogando anche quegli appalti che sono già in essere. Erano appalti che lui aveva detto che voleva chiudere. Tutto l'opposto. Allora, se voi pensate che in questo contesto, con la faccenda stessa di aver reso praticamente una flat tax per cui
si riducono le tasse per tutti coloro che sono liberi professionisti e che guadagnano fino a 85.000 euro l'anno, pagano il 15% di IRPEF, oltre ad avere dei grossi problemi sul sistema pensionistico, voi create un sistema competitivo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale per cui conviene lavorare nel privato. Allora qual è il disegno che c'è dietro anche questo decreto bollette? Il disegno che c'è dietro è quello di continuare a privatizzare questo sistema. E guardate, il fatto dei gettonisti è un fatto che ci suggerisce quanto sia ipocrita il vostro modo di concepire il Servizio Sanitario Nazionale. È un'ipocrisia di fondo, perché quando non toccate tetti di assunzione, i tetti rispetto al payback per esempio, questo vuol dire che lo state comprimendo il diritto alla salute. Lo state comprimendo, perché il diritto della salute dovrebbe essere fuori dal patto di stabilità. Il diritto della salute dovrebbe essere fondamentale, non va toccato. E invece voi, scusi Presidente, lo dico tramite lei, la maggioranza pensa di togliere dal patto di stabilità la costruzione di armi. Addirittura vorrebbero spendere soldi del PNRR in armamenti. È una cosa che da un punto di vista etico è assolutamente inaccettabile. Non solo, in questo ambito noi abbiamo visto le piccole e medie imprese che si sono rivolte in maniera quasi, come si dice, quasi supplicando, perché alcune sono veramente in difficoltà con la vicenda del payback. Voi avete fatto parti uguali fra disuguali anche sul meccanismo del payback. Ed è una cosa ingiusta. Noi avevamo proposto di lasciar fuori dal payback le mini imprese e le micro imprese e le piccole imprese. Perché avevamo pensato questo? Perché guardate, ci sono delle multinazionali che avrebbero da restituire praticamente il 70% del payback e le piccole imprese, le micro imprese ne dovrebbero restituire il 30%. Pensate che aver spalmato 1 miliardo e 85 milioni su tutto il sistema ha fatto effettivamente parti uguali fra disuguali. E questo sta mettendo in ginocchio più di 13.000 imprese nel nostro paese, che riguardano più di 120.000 dipendenti. È una situazione che va assolutamente risolta. Allora, quando noi proponiamo che in maniera progressiva si lasci da parte piccole imprese e micro imprese e tassiamo le multinazionali che peraltro hanno domicilio fiscale all'estero, spesso in paradisi fiscali, si sta riproponendo la stessa cosa. Favorite i forti e ve la prendete con i deboli. È una cosa che non è accettabile e per questo, Presidente, vi annuncio un no convinto a questo decreto. Grazie.